Buonasera e bentrovati alla seconda edizione del TG6. Apriamo con la cronaca. La polizia di Sulmona ha posto agli arresti domiciliari i responsabili dei gravi episodi di violenza avvenuti la notte del 20 settembre scorso lungo Corso Ovidio, a seguito dei quali rimasero ferite 8 persone, di cui 2 con prognosi superiore a 40 giorni. Il servizio. Sono 3 gli avvisi di misura cautelare operati stamattina dalla polizia giudiziaria del commissariato di Sulmona, coordinati dal dirigente Francesca Lachioma. L'evento risale al 20 settembre, l'aggressione a un giovane 24enne di Sulmona. Ai domiciliari da questa mattina 3 ragazzi di etnia rom, si tratta di 2 maggiorenni e di un minorenne. Parliamo di Massimo Di Rocco, 21 anni, e di Luigino Spinelli, di 19. Il minore invece ha soli 15 anni e anche lui è ai domiciliari. Abbiamo riscontrato insomma nell'ultimo periodo diversi episodi insomma, che hanno visto protagonisti dei giovanissimi, sicuramente legati all'eccesso di consumo di sostanze alcoliche in particolare, ma anche di sostanze stupefacenti. In particolare appunto il 20 settembre c'è stato questo episodio, alle 4:30 di notte nel centro di Sulmona davanti al Palazzo dell'Annunziata. Sono state feriti 8 persone ed oggi abbiamo eseguito 3 misure di custodia cautelare, 3 misure cautelari di arresti domiciliari nei confronti di 3 soggetti di etnia rom di Sulmona che appunto hanno picchiato prima un ragazzo e poi successivamente hanno anche ferito queste altre 7 persone. In particolare 2 feriti hanno avuto prognosi piuttosto importanti, al momento uno di 45 e uno di 50 giorni, quindi insomma sono episodi di violenza sicuramente da non sottovalutare. In questo caso c'è stata anche una risposta importante da parte della magistratura, sia da parte insomma della procura del Tribunale di Sulmona, ma anche della procura del Tribunale per i minori dell'Aquila, in quanto uno dei ragazzi coinvolti è un 15enne, per cui sicuramente la preoccupazione è elevata considerata l'età giovane, anche gli altri 2 hanno uno 19 e uno 21 anni. Un doppio incidente stradale con il bilancio di 3 feriti lievi è stato provocato sulla Teramo Mare da un automobilista teramano di 74 anni che ha imboccato contromano la carreggiata. È successo poco prima delle 10:30 di questa mattina nel tratto compreso tra gli svincoli di Sant'Atto e Bellante. La Ford Fiesta, condotta dall'uomo, ha percorso una decina di chilometri in direzione Teramo, schivata da decine di automobilisti che hanno incrociato l'auto sulla corsia di sorpasso prima dei 2 incidenti. Emergono nuovi particolari nell'inchiesta della Procura dell'Aquila sulla presunta corruzione per la ricostruzione del complesso salesiano del Don Bosco. Oltre all'ex vice sindaco Riga e l'imprenditore Mancini nel mirino della magistratura, finiscono anche l'ex responsabile dell'ufficio speciale Aielli e il dirigente comunale Fabrizi. Il servizio di Giorgio Alessandri. Muore un contesto che ora dopo ora si va chiarendo sempre di più, stando alle carte della magistratura, e sullo sfondo una città ancora una volta al centro dei media per vicende legate a corruzione, appalti pilotati e un fiume di soldi pubblici utilizzato per agevolare amici e amici degli amici. Si arricchisce di nuovi particolari l'inchiesta che ha portato agli arresti domiciliari l'ex vice sindaco dell'Aquila ed ex assessore all'urbanistica Roberto Riga e l'imprenditore Massimo Mancini, numero 2 dell'Aquila Calcio. Nell'ambito dello stesso procedimento risultano indagati anche il dirigente comunale Vittorio Fabrizi e l'ex capo dell'ufficio speciale per la ricostruzione Paolo Aielli, attuale amministratore delegato dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Altri 2 imprenditori sono interdetti dall'attività di esercitare imprese e ruoli direttivi in attività con personalità giuridica. Si tratta di Simone Lorenzini e Sandro Martini. Tutto ruota alla ricostruzione dell'intero complesso salesiano, che stando alle procedure si sarebbe dovuto finanziare con un importo massimo di 80.000 euro e che invece, stando alle ipotesi investigative, grazie all'intervento di Riga, avrebbe beneficiato di un contributo da 28 milioni e mezzo di euro per lavori che poi ha eseguito la ditta Mancini. L'ipotesi accusatoria nei loro confronti di corruzione, che per magistrati e guardia di finanza, si sarebbe materializzata con soldi che Riga avrebbe utilizzato per comprare auto ed appartamenti, poi affittati ad un canone fuori mercato proprio a Mancini. Ipotesi di corruzione anche per gli imprenditori Lorenzini e Martini, mentre Aielli e Fabrizi sono finiti nel mirino della magistratura per concorso in abuso d'ufficio, in quanto avrebbero dovuto rilevare l'irregolarità della pratica e fermarla prima dell'erogazione del maxi contributo. Il sindaco Cialente si è detto addolorato e nauseato per questa vicenda,
mentre il deputato abruzzese Gianni Melilla è tornato ad invocare la creazione di una commissione d'inchiesta sulla ricostruzione post-terremoto. Un capo cantoniere della provincia di Chieti è stato arrestato questa mattina con le accuse di truffa aggravata, peculato e falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. L'uomo, un 53enne, è stato indagato dalla procura di Lanciano con pedinamenti, riprese fotografiche e video che hanno evidenziato le condotte illecite. Il GIP del Tribunale di Lanciano, Massimo Canosa, ha così disposto per l'uomo la misura cautelare agli arresti domiciliari. Nello specifico, il capo cantoniere nel periodo tra il 2014 e il 2015 attestava falsamente tramite i prospetti riepilogativi mensili della propria presenza in servizio. Inoltre si sarebbe appropriato della legna di proprietà dell'ente custodita in un magazzino della provincia, non prima di aver comandato il taglio in piccoli pezzi a personale alle sue dipendenze, trasportando la legna tagliata a bordo dell'autovettura di servizio nella propria abitazione. Condotte che l'uomo avrebbe continuato a tenere anche dopo la perquisizione del 13 febbraio scorso nella sua abitazione e negli uffici della provincia di Chieti. È stato sottoscritto ieri pomeriggio negli uffici della Procura di Teramo il protocollo di intesa tra la Corte dei Conti e la Procura teramana. L'accordo rafforza la sinergia tra magistratura contabile e ordinaria. Vediamo. Rendere sempre più efficiente lo scambio di informazioni tra la magistratura penale e quella contabile, puntando ad una maggiore repressione dei reati. E questo è l'obiettivo del protocollo sottoscritto ieri pomeriggio dalla Procura di Teramo e dalla Procura regionale della Corte dei Conti. A firmare il documento, che arriva dopo quelli già sottoscritti dalla Procura teramana con INPS e INAIL, il procuratore capo Antonio Guerriero e il procuratore regionale della Corte dei Conti in Abruzzo, Maurizio Stanco. La sinergia serve a creare un rapporto di collaborazione tra due uffici che sono preposti entrambi al controllo degli atti pubblici con finalità diverse, perché noi lo guardiamo sotto l'aspetto penale, loro della responsabilità amministrativa. Finalizzato a questo controllo di risorse pubbliche, noi sappiamo come talvolta queste risorse pubbliche non vengono spese bene. Un concreto riferimento è a tutte le indagini penali che in realtà possono confluire nell'ambito della responsabilità amministrativa, allora quando si verifica un danno erariale e vi è quindi la necessità di perseguire i responsabili e quindi con il risarcimento in favore degli enti che sono stati danneggiati. Gli allevatori e produttori di latte abruzzesi hanno protestato questa mattina a San Giovanni Teatino contro le norme dell'Unione Europea che penalizzano il settore. Paolo Renzetti. Presidente Pasetti, quali i motivi della protesta di oggi a San Giovanni Teatino? Ma prima di tutto per rispolverare l'importanza di un settore, quello zootecnico, che è vitale per alcune aree. Il settore zootecnico è una realtà economica sommersa che non si vede, non ce ne accorgiamo quotidianamente della sua importanza, però è un settore che rende ancora vivo e vitale una parte di questa regione, che è quella parte interna, che socialmente non possiamo abbandonare. Sono circa 15.000 le famiglie che dipendono da questo settore, perché se consideriamo 5.000 dipendenti nel settore, mediamente 3 persone per ogni famiglia, sono 15.000 persone. E negli ultimi 10 anni le unità impegnate si sono ridotti circa l'80%, abbiamo ancora circa 500 aziende in regione che cercano di sopravvivere, ecco, letteralmente sopravvivere, perché abbiamo una situazione paradossale, nel senso che il sistema comunitario negli ultimi anni ha fatto sì che il prodotto latte e i suoi derivati non fosse più un prodotto agricolo ma bensì una merce industriale. Quello che chiediamo a gran voce è che venga definitivamente approvata la norma sulla etichettatura su tutti i prodotti del latte, per esempio sul latte HT non c'è la provenienza, quindi non sappiamo da dove proviene, però i dati ci dicono che su ogni 4 bottiglie di latte OHT vendute in Italia soltanto una bottiglia è di provenienza italiana, il resto è di provenienza estera, quindi di dubbia provenienza, perché non sappiamo se è fatto con il latte fresco, se è fatto con le cagliate, se è fatto con la polvere del latte. Quali prospettive ci sono per un giovane che come te ha deciso di intraprendere questa professione? Ad oggi le prospettive sono zero, forse sotto zero, perché con i prezzi che ci impongono
i controlli, che è giusto che ci siano i controlli, però solo averli qui in Italia non è giusto, perché se l'Europa è unita, l'Europa dovrebbe avere tutti i controlli che ha l'Italia. Perché noi siamo destinati a chiudere con questi prezzi, con i nostri costi e con le difficoltà che ci sono oggi. La senatrice del Partito Democratico, Stefania Pezzopane, ha presentato due emendamenti in Commissione Bilancio per prorogare per ulteriori 3 anni i contratti dei 56 precari del Comune di L'Aquila scaduti a settembre. Previsti provvedimenti anche per i precari degli altri comuni del cratere e degli uffici speciali per la ricostruzione. Sentiamo. È forse l'ultima spiaggia per i 56 precari del Comune dell'Aquila, con contratto scaduto da tempo e senza possibilità di rinnovo, nonostante parte della politica locale e del sindacato siano convinti che si possa andare in deroga al Jobs Act. Nella prossima legge di stabilità la senatrice Dem Stefania Pezzopane ha predisposto 2 emendamenti che riguardano i precari degli uffici speciali del cratere e dei comuni. Per i precari dei comuni del cratere, i cui contratti scadono a fine anno, a differenza di quelli del comune dell'Aquila già scaduti a fine settembre, si dispone la proroga o il rinnovo per gli anni 2016 e 2017, al fine di completare le attività finalizzate alla fase di ricostruzione e del tessuto urbano e sociale e occupazionale dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009. I contratti saranno prorogati o rinnovati alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, in deroga alle vigenti normative, in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe e rinnovi dei suddetti contratti eseguiti in deroga alla legge, spiega la Pezzopane, non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato. Stesso trattamento anche per i precari dei 2 uffici speciali, ovvero quello dell'Aquila e quello del cratere. Gli emendamenti sono arrivati in Commissione Bilancio e hanno iniziato l'iter per l'approvazione, che arriverà ovviamente prima della discussione della legge di stabilità in Parlamento. Chissà cosa diranno gli idonei del concorsone, che da tempo chiedono lo scorrimento delle graduatorie, o il vice sindaco Trifoggi, che in più occasioni si è detto contrario alle proroghe per motivazioni prettamente giuridiche e legislative. Il nodo verrà sciolto nei prossimi giorni. Per la Saga, la società che gestisce l'aeroporto d'Abruzzo, dalla regione sono in arrivo 3 milioni di euro stanziati ieri nel corso della riunione del Consiglio. Critiche al provvedimento sono arrivate dal Movimento 5 Stelle. Ascoltiamo. Un piano di interventi atto ad innovare la veste dell'aeroporto d'Abruzzo. La gestione della società aeroportuale annuncia una serie di lavori finalizzati alla messa in sicurezza, riqualificazione, completamento e ammodernamento che interessano l'area Airside e Landside. Nel quadro degli interventi di manutenzione straordinaria in programma nell'area Airside si annovera la manutenzione della pavimentazione della pista di volo, della pista di rullaggio e dei raccordi, altresì la manutenzione della segnaletica della pista e delle vie di rullaggio e la riqualificazione del piazzale di sosta per un ammontare complessivo di 4.420.000 euro. Intanto il Consiglio regionale nella seduta di ieri ha approvato il progetto di legge per la valorizzazione dell'aeroporto d'Abruzzo che prevede lo stanziamento di un contributo straordinario di 3 milioni di euro a favore della Saga, la società che gestisce lo scalo pescarese, un contributo che non è stato accolto positivamente dai consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle. Vogliamo la salvaguardia dell'aeroporto d'Abruzzo, ma ci sono tutta una serie di criticità che abbiamo avanzate sulla Saga, la Saga che sono state anche avanzate dagli ispettori del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Quindi noi abbiamo chiesto più trasparenza, più chiarezza, abbiamo messo in discussione un'evidenza pubblica. Riteniamo che il vettore non vada scelto a trattativa affidamento diretto, ma deve essere un'evidenza pubblica, e riteniamo che questi finanziamenti alla Saga, senza aver avuto delle risposte concrete ai nostri quesiti, non possono essere erogati. Quindi noi diciamo, prima venga fatta trasparenza, prima rispondete a tutti quei siti che abbiamo posto anche nelle commissioni competenti e poi valutiamo cosa serve o cosa non serve. Il consigliere regionale di Forza Italia, Lorenzo Sospiri, ha presentato una riforma di legge per il contenimento delle acque lungo gli argini dei fiumi in caso di alluvioni. Abbiamo prodotto una legge che completa un intervento necessario, che sono le vasche di espansione del fiume Pescara. I fatti di Genova sono nella memoria di tutti: quando un fiume arriva a carico della sua forza fa danni, feriti e in alcuni casi anche morti.
Ora l'Abruzzo ha questa possibilità sull'asta del fiume Pescara di realizzare queste 5 importanti vasche che faranno esondare il fiume in maniera controllata, evitando che in caso di piena, Pescara l'ultima l'abbiamo avuta drammatica tra il 2 e il 3 dicembre del 2013, il fiume arrivi con una forza inaudita e appunto crei danni a persone e cose. Ora però gli errori del passato non vanno ripetuti, anche perché spendiamo tanti soldi che sono soldi dei cittadini e che devono portare un beneficio completo. Allora noi abbiamo proposto una semplicissima modifica ad una legge esistente che impedirà di cementificare le aste, le alvi fluviali e le sponde dei fiumi. Se questo lo faremo vorrà dire che l'opera sarà effettivamente utile, che i danni del passato ingentissimi saranno contenuti e che avremo messo in sicurezza la vita e le cose di tanti cittadini della provincia di Pescara. E questa mattina la Regione Abruzzo ha stilato un bilancio, un primo bilancio della sua presenza all'Expo. Vediamo com'è andata. Alessandro, la partecipazione dell'Abruzzo all'Expo si è rivelata una scelta vincente, questo dicono i numeri. Sì, lo dice il numero, dice un ultimo studio pubblicato sulla stampa nazionale, secondo il quale tra coloro che sono andati a Milano, cioè all'Expo e nella città, tra le regioni più gradite c'è la nostra regione, dietro di noi regione blasonatissima anche in termini di turismo, di tradizione turistica. Ciò significa che siamo riusciti a fare uno straordinario lavoro e che la scelta di essere contemporaneamente dentro l'Expo e nella città di Milano è stata la scelta che ha dato la fortuna a questa nostra presenza. Ora si tratta di sfruttare in chiave locale, in chiave turistica, i risultati raggiunti a Milano. Esatto, si tratta di non vanificare questo lavoro. Noi siamo riusciti a farci scoprire. Ora il lavoro deve continuare e deve continuare non solo affinché la regione partecipi negli eventi internazionali che pure si muovono nel mondo e che non è solo l'Expo. Penso al prossimo appuntamento del Giubileo, che è diverso, non ha natura commerciale, è legato prevalentemente alla fede, ma è anche una bella, grande, straordinaria occasione per l'Abruzzo. E poi insistere su questa promozione così come l'abbiamo pensata insieme all'università, insieme ai giovani che ci hanno lavorato, cioè abbiamo raccontato un Abruzzo che finalmente ha vinto lo stereotipo. Ed ora passiamo alla pagina sportiva. Da oggi in prova con il Pescara c'è un giovane difensore ganese, Daniel Papò, è nato calcisticamente nel Chelsea. Il 22enne centrale difensivo è svincolato dalla scorsa estate e oggi pomeriggio ha sostenuto il primo allenamento con la formazione biancazzurra di Massimo Oddo. Centrale di 191 centimetri resterà a Pescara fino al termine della settimana, quando Oddo si pronuncerà su un suo possibile tesseramento. Oggi doppia seduta invece per il Pescara. Per quanto riguarda gli allenamenti, resta in dubbio il difensore Ugo Campagnaro in vista della trasferta di Como di domenica prossima. Non dovesse farcela, toccherà a Bruno giocare al fianco di Zuparic al centro della difesa nel Como, da verificare le condizioni di Ambrosini e Cassetti. Sicuri, assenti, Brillante e Scuffet impegnati con le nazionali. Ma ascoltiamo nel servizio uno dei migliori tra i biancazzurri, il difensore Zampano. Comunque bisogna vedere la prima dopo partita. Noi comunque siamo una squadra giovane e dobbiamo capire, secondo me, che comunque il campionato di Serie B non è soltanto fatto da fattori tecnici, comunque da individualità, ma anche da tipo temperamento, dall'agonismo che ci mettiamo in campo. Infatti contro la Ternana proprio all'inizio partita non è che siamo partiti benissimo, poi dopo comunque l'espulsione che manco c'era, e secondo me poi non l'ho rivista e poteva andare meglio la partita. No, sicuramente le squadre tra virgolette piccole che vengono qua comunque si chiudono tutti dietro perché facciamo fatica a far gioco, cioè loro si mettono 11 dietro ed è normale che fai un po' fatica, mentre magari contro il Cagliari, come si è visto, che hanno vinto anche 1-0, hanno fatto una gran partita, è più, diciamo, cioè riusciamo a esprimere il nostro meglio. Dobbiamo cercare di adattarci, come tipo contro la Ternana, Novara, a delle squadre così che loro si chiudono, cerchiamo di adattarci al loro gioco, a magari correre di più, a lottare su ogni pallone che magari non abbiamo fatto.
Sono venuto qua per cercare di salire col Pescara comunque. Io con i miei compagni ci alleniamo bene in settimana, poi se ti alleni bene in settimana comunque il sabato dai il meglio di te stesso. Io sono contento a livello personale, però come squadra le ultime due partite abbiamo perso, quindi non posso essere contento. Io comunque secondo me devo iniziare a calciare un po' di più quando arrivo sul fondo e niente, preferisco comunque fare gli assist, magari la padula così, che sono sicuro che riesce a metterla dentro, dai. Andiamo in Lega Pro, il Teramo sta giocando in questi minuti per il turno unico di Coppa Italia di Lega Pro contro la Lupa Castelli Romani. Ci colleghiamo in diretta telefonica dallo stadio Bonolis, per noi c'è Andrea Costantini. Andrea, te la linea. Sì, buonasera Elisa, siamo al 20° del primo tempo, sempre 0-0 tra Teramo e Lupa Castelli Romani, e una gara valida per il turno secco di Coppa Italia. In caso di parità si andrà ai tempi supplementari, in caso di ulteriore parità ai calci di rigore. Insomma, questa sera bisognerà sapere chi tra Teramo e Lupa Castelli Romani avanzerà in Coppa Italia di categoria, Coppa Italia di Lega Pro. Si gioca nonostante ci sia la nebbia qui al Bonolis, anche se rispetto al fischio d'inizio la condizione è sensibilmente migliorata. Prima era molto più fitta, ma comunque non tale da comportare il rinvio o la sospensione della partita. Ora però si è alzata buona parte della nebbia che era presente al fischio d'inizio. Ripeto, le condizioni sono sensibilmente migliorate. Nel Teramo in campo diverse seconde linee, diversi giocatori che hanno trovato poco spazio nel corso del campionato. Il tecnico Vivarini comunque conferma il 3-4-3 con Narduzzo tra i pali, in difesa Cerquetti, Perrotta e Dorazio, sono i tre centrali appunto. Gli esterni sono Troiani e Loreti, in mediana agiscono Calvano e Palma, il tridente d'attacco è composto da Di Paolo Antonio e Paolucci che agiscono ai fianchi di Le Noci. Risponde la Lupa Castelli Romani che milita nel girone C di Lega Pro con Stassi, Rossati e Carta, Ferrari, Lucarini e Petta, Mastro Pietro, Crescenzo, Roberti, Montesi e Morbidelli. In panchina per il Teramo ci sono Cannella, Serrao, Presti, Tini, Mastro Antonio, Fratangelo e Calderaro, mentre per la compagine laziale in panchina ci sono Scarpagna, Proietti, Scicchitano, Cotovan, Argento, Faraone, Moretti e Salvatore. Il tecnico della Lupa Castelli Romani è Franco Ciocci, ma è un tecnico ad interim perché proprio qualche giorno fa è stato esonerato il tecnico, oramai ex allenatore, Giorgio Galluzzo, e si è in attesa di comunicazioni ufficiali circa il sostituto. Per quanto riguarda le note di cronaca, al sesto minuto un tiro potente ratoterra di Palma del Teramo comparati nel due tempi di Tassi, la risposta della Lupa Castelli Romani con una percussione al 14° di Mastro Pietro, un tiro cross che ha attraversato tutto lo specchio della porta. Un minuto dopo, al 15° ancora Mastro Pietro con il sinistro, ha concluso alto dal limite. In questo momento siamo al 22° del primo tempo, sempre 0-0 al Bonolis tra Teramo e Lupa Castelli Romani. Linea allo studio. Grazie Andrea Costantini, buon lavoro. Sul fronte campionato invece, questa è la settimana che porta verso il derby del Fattori tra Teramo e L'Aquila. In mattinata gli acciaccati Altobello e Da Silva hanno eseguito gli accertamenti ecografici, il primo al quadricipite destro, il secondo al flessore sinistro. Gli esami sono risultati negativi ed entrambi hanno lavorato in piscina per recuperare la forma migliore. Adesso invece andiamo ad ascoltare il difensore Stefano Scipioni nel servizio, che fa autocritica rispetto al suo avvio di stagione. Penso sia solo una questione mentale per tutto quello che ho passato quest'estate, e sinceramente perché a volte scendo in campo anche con presunzione, perché vedendo quello che abbiamo fatto l'anno scorso penso che tutto ci è dovuto, e quindi non ci mettiamo la giusta concentrazione, la giusta cattiveria. E quindi in primis devo essere bravo a tornare umile me stesso, perché vedere giocare me così mi fa stare male a me e soprattutto alle persone a me care, perché ogni volta dopo la partita mi sento con moltissime persone e mi dispiace parlare tra virgolette non come facevo l'anno scorso,
però ci devo lavorare, anche se ho 28 anni sotto questo aspetto devo crescere molto. È difficile perché noi avendo vinto un campionato l'anno scorso, quindi, e poi che è stato tolto come tutti sapete, abbiamo molta rabbia dentro e quindi noi sicuramente non giochiamo per salvarci. E personalmente anche i miei compagni non giochiamo per arrivare ai playoff, noi vogliamo vincere il campionato, come anche lo dice il mister, tutti, perché ci vogliamo riprendere qualcosa che ci hanno tolto e quindi forse il voler vincere a tutti i costi che a volte ci porta a fare, tra virgolette, a non essere al top, diciamo. Speriamo, non ho mai vinto contro l'Aquila, speriamo di vincere. Sì, sarebbe ora perché i punti ci servono, la situazione in classifica e niente, prepariamo bene questa partita come sempre, cercando di vincerla. Poi per me sarebbe anche personalmente molto importante vincerla perché, come ho già detto, non vinto mai contro l'Aquila, venendo da lì, essendo aquilano un po', quindi ci tengo molto. E torniamo a parlare della questione infinita, la storia infinita dello stadio Angelini sulla querela tra Comune di Chieti e Chieti Calcio per la gestione appunto dell'Angelini. È tornato oggi a parlare il sindaco Umberto Di Primio, che si è detto ottimista su una soluzione positiva della vicenda. Intanto questa mattina la squadra si è allenata all'alba su decisione della presidenza. Il servizio. Sindaco Di Primio, si può dire che continua questa querelle per la gestione dello stadio tra l'amministrazione comunale e la Chieti Calcio. Qualche giorno fa sembrava che fosse tutto risolto, invece nelle ultime ore è sorto di nuovo qualche problema. No, non ci sono dei problemi che vanno affrontati, è evidente. Non stiamo parlando dell'affidamento di un cestino di lumache, stiamo parlando dell'affidamento di un impianto sportivo che ha un valore rilevante, che ha una rilevanza anche economica evidentemente, e quindi devono essere percorsi tutte quelle vie che portano alla definizione sotto il profilo giuridico di un contratto che consenta a noi comune di aver tutelato fino in fondo il patrimonio comunale, cioè lo stadio Angelini, e alla Chieti Calcio ovviamente di aver la possibilità di raggiungere gli obiettivi che si è data. Noi questo vogliamo fare, ci teniamo a che lo stadio possa essere gestito dalla Chieti Calcio, ma questo deve essere fatto rispettando delle regole che oggi noi abbiamo e che vogliamo assolutamente rispettare, quindi con la società, con il suo patron, con la dirigenza, con i tecnici della Chieti Calcio ci incontreremo domani mattina e con loro vedremo quali sono le vie migliori per raggiungere il risultato. Una cosa è certa, domenica prossima il derby Chieti-Giulianova si giocherà all'Angelini. Io penso proprio di sì, non vedo motivi per giocarlo altrove, credo che il giusto passo l'abbia preso oggi il presidente richiamando la squadra al proprio dovere, e noi altri, cioè quelli che devono fare il proprio di dovere nel contorno, lo faremo sicuramente fino in fondo. Ed è tutto per questa seconda edizione del TG6, l'appuntamento con l'informazione, ricordo, torna questa sera con la terza edizione alle ore 23. Grazie per l'attenzione, buon proseguimento.